con un alfa ieri da 284 ACS, abbiamo salutato Lotus e siamo pronti su Ascent. 1-0 Fanatic. Ma l'abbiamo salutata noi come l'hanno salutata anche sei i Liquid. Non ti sento, Slimo, te lo devo dire. Dovremmo... Ah, ok. Ok. Chiedo scusa, ma i nostri potenti mezzi non mi permettiamo di ascoltare la sua bella voce. Sì, bella voce, insomma, mi piace, insomma. È sempre, bisogna essere ottimisti nei confronti della vita. Dicevo, Alphayer, grande partita, salutano Lotus, anche Liquid, che in realtà è la mappa su cui secondo me puntavano le loro possibilità, la loro chance di vincere parte, no, di vincere questa finale. Perché? Perché mappa scelta dai Fnatic, ma su cui Liquid sono fortissimi. Sì. Sono forti, non fortissimi, sono forti. E adesso invece si va a giocare su una mappa in cui Liquid sono molto forti, che Ascent, ma i Fnatic sono forti pure. E poi si gioca su Heaven, in cui invece mappa i Fnatic sono fortissimi. Sono proprio fortissimi. Quindi secondo me qua, andata via Lotus, si fa parecchio pericolosa la situazione per Liquid. Un po' in salita questa partita adesso. Mi viene a dire che se Liquid avessero vinto mappa 1, avremmo forse visto mappa 5. Sì. Avendo visto mappa 1 vinta dai Fnatic, mi aspetto un 3-1 da parte dei Fnatic, poi perché sono le mie prediction, quindi sarei contento il doppio, però quello è un altro discorso. Però davvero, il fatto è che i Liquid hanno lottato però su Lotus, da una parte ti fa ben sperare perché la serie è combattuta, quindi ottimo, dall'altra però ti fa paura perché, come dicevi tu, è una mappa che i Liquid giocano molto bene. Ecco, se i Fnatic comunque ti battono, vuol dire che sono un passettino più avanti. Andando su Ascent, dico solamente questo, io lo dico sempre, se non vedo Nats su Cypher, io prendo e me ne vado via da questa casa. Allora, Nats probabilmente giocherà Cypher, ma il problema più grande non è tanto Nats, il problema qual è? Tutte le mappe in cui Jett è fortissima, e su Ascent Jett è fortissima, devi tenere in considerazione il fatto che i Fnatic giocano con Derk, e Derk comunque è quel giocatore in grado di vincere una mappa da solo, lo ha fatto in passato e potrebbe continuare a farlo. Tra l'altro, se non ricordo male, saranno i Fnatic partiranno in attacco, ok, quindi ricordavo male, però in difesa molto forte Derk con questa scelta, e di conseguenza diventa difficile perché si incrina completamente la partita. Certo, partendo Fnatic in attacco in realtà potrebbe un pochettino cambiare la situazione, non che Jett non sia forte, non che Derk non sia forte, però non è esplosiva quell'operator come lo è in difesa, dove se non pulisci ogni singolo angolo non ti puoi muovere. Diciamo che ti dà la possibilità di giocare un pochino all'inizio. Allora, i Fnatic non è la prima volta che si mettono a giocare in attacco su Ascent. Mi sembra che si sia visto anche durante i playoff che i Fnatic abbiano deciso di iniziare su Ascent in attacco. È molto interessante per due motivi. Primo, io e Wolcat di Rinascimento, ma tutte e quattro durante Vistemea, abbiamo parlato molto spesso di come Ascent sia una mappa difensiva di base, quindi vorresti giocare tutti i tuoi round nella fase difensiva. Ma da quando BBL e Foot hanno dimostrato che Ascent può essere anche una mappa offensiva, cosa che ormai è un trend che va nell'ultimo periodo, i Fnatic insieme ai Team Turchi sono una delle poche squadre che chiede di iniziare in attacco. È una scelta che ovviamente è legittima, perché come sempre il meta si evolve. Qual è il discorso? È che su Ascent non è tanto che in attacco non si può giocare, è che ci sono veramente troppi spot. Il discorso fatto prima non era a caso per Jett, che sono fortissimi. Innanzitutto ci sono angoli sia per il controllo di main di A, di main di B, su cui puoi raddoppiare, e togliere l'angolo di Jett è difficilissimo. Semplicemente allargandosi sulla sinistra, sia da un lato che dall'altro, lasci un uomo a giocare sul contact, a pulire eventuali brawler o quello che è, e tu da lì quell'angolo non lo prendi mai più su B-Main. Senza ovviamente contare tutti gli angoli che Jett può prendere su mid con giocate più o meno aggressive. E questo è il problema. Se non fosse per Jett, probabilmente a tutti gli effetti, grazie a BBL e Footballist, avremmo imparato come giocarle in attacco. Però purtroppo questa è una costante che va considerata. Va considerata, e secondo me sarà importante, anche perché abbiamo parlato di Derk, ma onore al merito, bisogna anche parlare di Saif, sì, che sta facendo un grande campionato, e anche lui sarà un grande problema con Jett. Sono curioso di vedere se la scelta dei Fnatic in qualche modo ripagherà. Scelta di giocare su mappa 1 Lotus ha ripagato alla fine. E quindi bisogna dar ragione poi a Mini e a Boster in qualche modo. E poi comunque, Slimo, lo sai bene anche te, in una best of 5
le giochi tutte le mappe, cioè non è che ti ritrovi, che ne so, sono nuove le mappe competitive, quindi trovi, che ne so, bam bam, pick pick, bam bam, e il resto è tutto pick. Quindi è difficile che non riesci a giocarla. Soprattutto la cosa positiva per loro è il fatto di non giocare Pearl, anche perché Pearl, io devo essere sincero, io ho due take da dire su Pearl, molto veloci, poi ritorniamo su Ascent, tranquilli. Uno, io odio la loud comp. Io l'ho amata per un periodo, ma quando ho iniziato a vedere fuori dalle MEA tutti con Arbor e Viper, è un muro continuo. I Paper X sono riusciti a trovare una soluzione, che però è una cosa che possono fare probabilmente solo i Paper X, che è il doppio duelist, cioè giocare Jet e Phoenix, perché Phoenix con le curveball può fare male. Intanto un po' di Banter ci sta tantissimo, qui si stanno divertendo i ragazzi, però sì. E quindi su Ascent sono molto intrigato nel capire cosa succede, e soprattutto voglio vedere i Fnatic come mai scelgono l'attacco, e dimostrarlo ora, dimostrarlo, perché stiamo per entrare su Ascent Slim. Le comp sono assolutamente identiche, tranne quella scelta di cui si parlava all'inizio, con Naz che decide di giocare su Cypher, dall'altro lato invece Alphayer resta comodo sulla sua Killjoy, tra l'altro un pick su cui riesce a fare molto bene, ed è incredibile la lettura ancora una volta di Mini, che poi mette Alphayer su Killjoy. La cosa importante per Alphayer non è tanto il suo lavoro in lurking, questo ogni tanto lo va a fare al suo posto anche Chronicle, ma è lasciargli il fucile in mano. Alphayer col fucile in mano, senza dover pensare all'abilità, è veramente un giocatore fortissimo, e lo sta dimostrando partita dopo partita. Si parte con il Liquid in difesa, al pronti via, tanto spazio lasciato su B col doppio combo su Market, e nessuno ha giocato aggressivo. Ho visto anche il Knife già piazzato, Buster, con la classic Rengar. Vince il fight contro Derke, e ora qui stanno provando a bloccare il take dei Fnatic. Alphayer già passo di salute, tirata giù ora la sala cinesca, prova a giocare, Buster rischia tantissimo, alla fine riesce a ruotare, stessa cosa sta provando a fare Alpha insieme al suo compagno. Vediamo infatti come Leo prova a prendersi due fight, due vittorie. Ora qui devono stare molto attenti i giocatori dei Liquid, perché potrebbero chiuderli anche dall'altra parte. Buster da sotto proverà, e vince il primo, vince anche il secondo, Buster, mamma mia. E qui Buster sul finale, anche lui ci dimostra come Redcar di essere bravo, arma in mano. Fnatic che perdono l'uomo iniziale, poi il take però è devastante all'interno del site, grande difesa, ennesimo pistol vinto dai Fnatic. Tra l'altro, curiosità abbastanza interessante, Fnatic con l'ingresso di Le Chronicle hanno iniziato a vincere i pistol, che era uno dei loro punti deboli in assoluto, ne vincevano uno, adesso ne vincono una discreta quantità, non li vincono tutti, però ne vincono una discreta quantità. Ora, i Fnatic hanno vinto il pistol, quindi primo round in attacco buono. Si va subito dando a Derke il Vandal. Non prendiamoci in giro, un giocatore del genere, se non gli dai un Vandal è come se avessi fatto un'offesa verso qualsiasi tipo di pensiero o religione di questo mondo. Esiste il Derkismo? Come? Esiste il Derkismo? Il derchismo, ma sì. Se ancora non esiste, la dobbiamo fondare la chiesa. Io mi propongo assolutamente come sacerdote per iniziare questo culto. Esisterà comunque tra un po' di tempo. Dovesse continuare a giocare così, anche perché Derk ha 19 anni, insomma, quindi esisterà. C'è tutto il tempo per crearla. Questo, non voglio rischiare niente all'inizio. Liquid cercano la posizione aggressiva soltanto su short, non funziona però. Leo e Alphayer ringraziano il Bai, di cui sono maestri principali i FunPlus, quindi Navi ormai è entrato anche nelle case degli altri team europei, quindi sono tre armi alla lunga gittata. Poi lo Spectre, forse lo Spectre di troppo, di solito siamo abituati a vedere una pistola, e poi invece Buster con il suo Marshall. Doppio vantaggio, rotazione su A, dove c'è Saif che aspetta con la sua Ghost. Non è stato rivelato, però arriva la Flash, non voglio rischiare niente Fnatic, neanche di perdere un'arma. È giusto anche così, sei in anti-eco, ogni arma persa è comunque una piccola sconfitta per te. Anche se Buster ha in questo momento un Marshall che comunque a livello di armi è quella meno cara, puoi comunque tenerle tutte per avere un'economia che sia, non ti dico la migliore, ma una delle migliori.
Naturalmente qui Redgar e Nuts rimarranno in attesa che la spike esploda. Alpha proverà a chiudere lì. Qui ora Redgar e lo stesso Nuts rischiano tantissimo. Alpha li chiude. E ora Chronicle dovrebbe vedere davanti a sé l'ultimo avversario. Con la Spectre farà man bassa. Round flawless. Sì, qui Fnatic gestiscono benissimo il round di Eco. Non avranno bisogno di investire altri soldi se non per le abilità e qualche scudo. Dall'altro lato invece Liquid sì che devono investire scudi piccoli per tutti quanti. Non ci sono ancora i soldi per l'operator di Saif. E sono curioso di vedere se cambieranno un pochettino il ritmo in Liquid con una giocata. Al momento sembrerebbe esserci l'intenzione di affacciarsi di Saif per il controllo di mid e anche KO per il controllo di main. Per il resto le posizioni passive, questa volta giustamente Inaz con il cavo che prende il posto del robottino di Killjoy sulla zona di market e poi la telecamerina per controllare l'ingresso. La telecamerina di Cypher in quella posizione in caso di un push è veramente fortissima. Ha un sacco di informazioni ed è scomodissima da togliere. Soulcast vede il knife ed è pronto per ricevere gli avversari. Qui i Fnatic iniziano a togliere un po' di posizioni da parte di Soulcast e compagni. È entrato già Derke che si becca anche una paranoia in faccia. Redgar trova il primo e trova proprio il giocatore avversario. Prova con il run and gun booster. Non ha fortuna il player dei Fnatic 3v5. E qui anche Yampi vince lo scontro sul Fire. Al Fire si divora la possibilità di riuscire a riequilibrare un po' la situazione. Poi Leo con le sue frecce. Chronicle e Leo, l'inseparabile duo dei Fnatic, restano sempre loro sul finale. Hanno ancora la spec a disposizione, questo è vero, però Liquid sono tutti quanti schierati. Posizione passiva di Nuts su B, semplicemente a giocare con la telecamera e triplo stack su A. Giocano seguendo il manuale i ragazzi dei Liquid. Anche se qui i Fnatic hanno tutte le intenzioni del mondo, sembrano voler correre proprio per entrare su B. Questa è la chiamata. Non hanno bisogno di conservare i soldi perché i crediti ci sono per il prossimo round. E adesso la telecamera di Nuts dovrebbe dare tutte le informazioni del caso. Sì. Ma anche a prendere l'orb. In questo momento Leo occhio perché Leo è molto vicino alla sua ulti. Non riuscirà a piazzare comunque la spike. Perché la spike in questo momento l'ha a disposizione Chronicle. Chronicle sul plant e 2 contro 4. Online la spike è rimasto solo unicamente Chronicle. In mezzo a tutti gli avversari. Yampi sarà l'ultimo a mangiarsi il giocatore dei Fnatic. Yampi che si va anche a prendere questa orb in più. Sono 3 orb per possibile Hunter's Fury. Naturalmente essendo un mezzo full buy, solo Buster era il pazzo con la Spectre a voler provare a danzare. Ora avranno tutte le armi da poter comprare. Se qui sono curioso di vedere se effettivamente proverà da subito a spezzare un po' il ritmo Derke giocando con l'operatore in attacco. Una scelta che tendenzialmente non fai, soprattutto a inizio mappa. Famini chiude gli occhi, non contento di quanto accaduto. Effettivamente i Fnatic avevano le armi per rispondere. Ultimate a disposizione per Chronicle per l'ingresso iniziale. Poi primo suppress, poi le lineup di Chronicle si apre anche l'ultimate. Qui in difficoltà Soulcast. Non c'è il terzo, invece sì. Alla fine Leo, l'arciere per definizione, riesce a tenere la prima kill. Poi Redgar prova a giocare all'altro lato della smoke. Lo swing di Alfaier è buono. Saif si butta sul site, cerca di roleplay. Saif deve fare la differenza. Derke aspetta la rotazione di Yampi. La prima per Saif, poi Alfaier subito con il trade. Super round questo dei Fnatic. Sono stati bravissimi a trovare subito la prima uccisione, sapendo la posizione che sarebbe arrivata da parte di Soulcast. Qui Leo intelligente, proprio hanno studiato a menadito questa assent da parte dei Liquid. Bella fresca, perché comunque stiamo parlando di ieri, non stiamo parlando di una settimana fa. E avendo liberato la posizione di Soulcast, tu puoi tranquillamente giocare intorno a quelle che sono le altre posizioni avversarie. Quindi cosa devi fare, cosa non devi fare, come posizionarti. E l'ingresso è stato meraviglioso. Quando vedono la smoke da parte di Redgar, l'idea di Chronicle è molto semplice: flash per togliere un facile take da parte dei Liquid su Heaven. E si entra tutti dentro. Nuts ovviamente conserva la sua arma. I soldi ci sono in realtà per i Liquid per comprare. Forse Saif dovrebbe fare un po' di fatica, però ci sarebbe la possibilità di droppare per Nuts. E intanto la regia ci ripropone la giocata iniziale di Leo, sempre pulito. E poi il movimento di Yampi. Qui devo dire onestamente un po' sbadato Yampi.
Cioè, senza controllare short, non c'era neanche fretta perché la spec ancora non era stata piazzata. Liquid, un po' di confusione la fanno, c'è l'operator per Saif, quindi c'erano i soldi per il Liquid per andare al drop e qui potrebbe iniziare a cambiare un po' l'inerzia del match. Saif che tiene short di lì si becca anche un knife in faccia e quindi decide di arretrare sapendo che devono esserci guai seri per lui stesso. Allora Night Hole, anzi Drone Hole, per andare a controllare le posizioni dei Fnatic che in questo momento stanno aspettando, stanno studiando e capendo qual è il take migliore, che sembra essere B. Anche perché Saif intanto non ha trovato niente su mid, si è spostato su Even. Quindi buono il timing da parte dei Fnatic perché c'è soltanto Naz adesso su B con sia un cavo su Bar che più il classico cavo su mid. Arrivano le smoke di Omen. Deve andare Yampi a dare una mano, tagliato fuori anche lui dalla smoke. Si aprono le cage di Naz. Arriva il primo cavo, poi Naz prova a bucare Buster, fa un po' di danni ma non è abbastanza. Poi lo spostano con le molly. Ancora Naz sul set, doppio swing, Chronicle funziona, poi sempre Leo. Ennesimo Shocktards da parte di Leo, doppio vantaggio per i Fnatic, tutti fuori, round finito, Liquid non dovrebbero provarci neanche, a meno che Derke non decida di regalare la prima kill, anche se sembra già lontanissimo dal gioco Soulcast, e anche Ok. Redkar in realtà che col Judge si potrà permettere di rischiare qualcosa. Sì, l'unica cosa negativa per Redgar è il fatto che non ha più nessuna arma da comprare. Allora vedi come gioca passivo in attesa di qualche exit frag. Una kill sarebbe molto buona. Sì, l'economia c'è da parte dei Fnatic, però anzi, ora che ci riguardo, l'unico è Buster, povera stella. È quello che deve sempre svenarsi per i propri compagni. Leo prova a fightare. Ora rimarranno nascosti all'angolo di B-Main per avere l'arma senza nessun problema. Chronicle. Aspetta. Io ogni volta rimango stupito che Log sia libera dalla spike. Sì, riesce a salvarsi tranquillamente pure. C'è un range predefinito. Piccolo tip and strips, il range prefinito è lo stesso range, lo stesso cerchietto che c'è per sentire i passi. Quindi quando tu cammini hai il cerchietto sulla minimappa, se sei fuori da quel cerchietto la spike non ti prende. 4-1 per i Fnatic adesso, con Saif però ha conservato il suo operator, quindi altro round in cui potranno provare a giocare aggressivi. Questa volta cambia lato, sempre per il controllo di mid, non offrono niente Fnatic però. Assolutamente, dato il fatto che proprio i Fnatic vogliono premere sull'acceleratore, se hanno scelto l'attacco, un motivo c'è, ci deve essere. Oh, cade! Oh no! Non riesce Saif! Saif rischia la vita, alla fine non viene punito. Arriva però l'ultimate di Chronicle con Derke, già pronto su Market. Yampi aspetta sul backside, questa volta è Naz a giocare sulla base dei difensori. Occhio a Naz, Bravo aspetta Naz! l'ingresso di Derke e qua c'è la grande lettura di Naz, quindi c'è il vantaggio. Derke si faccia adesso Yampi, lo shot su Chronicle, sempre Yampi su backside, non lo vanno a spostare. Poi Buster su Naz, bisogna di una mano, Yampi, lo swing di Redkar, Buster manca il colpo, ancora Yampi però, vivo su backside, 2 contro 2, Yampi su Leo, Alphayer per il clutch. 1v2, sono tutti e due all'interno del sito. Il primo fight vinto da Soulcast. Riesce a portarsi a casa la vita di Alpha. Questo vuol dire round vinto e signori. No! No! E quanto? Fa male al cuore. Fa male completamente al cuore. C'è neanche questo, vai. Ogni tanto qualche situazione deve anche capitare. Ora dei Liquid. Qui Soulcast col pugnetto, Saif. Deve rimanere concentrato. Ultimate per Yampi, ultimate per Redkar. Obbligato a utilizzare l'ultimate di Omen in difesa, in maniera aggressiva almeno. Dall'altro lato, l'ultimate importante è quella di Alphayer, che comunque può di fatto conquistare il site da solo. Sempre setup di Alphayer che decide di investire sia la torretta che il bot per l'eventuale push. Tolto adesso subito alla torretta da parte della giocata di Saif, e a quel punto l'informazione la dovrebbe dare il bot. Tolto anche quello, mentre dall'altro lato i Fnatic non perdono tempo, pronti via, Okay, che e Naz! intelligenza. E qua gli è entrato il cervello! Aperto il cervello di Derke, Naz si aspetta su Electric! E tu te l'aspetti mai!
lettura straordinaria da parte di Nuts. Ci voleva anche questa giocata. E quindi deve arrivare il round per Liquid. Se non arriva, io mi sento preoccupato. Anche Nano Swarm, un'altra da parte di Alpha, prova a giggle piccare. Provano ad andare con la flash. Non trovano ancora Alpha. Altra flash. Trova la kill. Come, mamma mia? Alphayer, cosa diamine fai? Hai raggi infrarossi. Poi Leo ha visto la posizione. Un'altra kill. Recon Bolt. Non vedrà la posizione però di Redgar, che si nasconde e trova l'uccisione. Nuts, che giocata. Giocatore straordinario Nuts. Anche Alphayer prova a rispondere. La lotta tra sentinelle. Però questa è la classica giocata su Ashent che ti fa venire voglia di disinstallare. Qua sei letto alla perfezione. Fai il dash. Non ti aspetti mai di trovare qualcuno su Electric. Perché chi la gioca questa posizione? Chi la gioca? La gioca soltanto Nuts. La lettura ovviamente è che l'operator da un lato va a spostare ovviamente tutto il team. Quindi Nuts sa che probabilmente l'execution da parte dei Fnatic arriverà all'interno delle site. E Nuts li aspetta lì. Non si scompone. Al centro del site, scoperto da tutto, utilizza per un timing delle cage perfette. C'è una confidence per tenere quelle posizioni lì che è fuori dal normale. C'è da dire poi anche che immagini qual è anche il take delle Jet, che normalmente fanno questo su Electrical per poi andare a prendersi tutto il sito. Queste telecamere sono così belle che sono veramente ogni volta a vedere, perché qui vedi prima che swinghi. Ed è meraviglioso. Saif rischia tantissimo. L'hanno beccato con il drone haul. Ora Der che vede anche la posizione della trapwire utilizzata la lockdown. Der che e i suoi coltelli. Nuts con la prima sul booster. Poi ancora doppio updraft per Der che vuole andare a prendere un po' di spazio. Saif però vince lui lo scontro da Blazer. Poi Redgar sul fire prende un ritmo adesso Liquid. 5 contro 2. Leo e Chronicle. Di nuovo. Sempre la coppia. C'è l'ultimate a disposizione. Prima spotter. Occhio perché trova tutti quanti. Leo però non ci sono abbastanza colpi nel fucile per vincere tutti quanti gli scontri. E allora non ne vince neanche uno. 4-4. E ogni volta mi godo Fire Again e Die For You, le due canzoni uscite per i due mondiali, per i due champions. Ha un flawless e Mini qui chiama il timeout. Gli ultimi due round sono stati letteralmente letti come se nulla fosse. E qui quando vedo due player volare in alto e uno dei due ha la mira migliore, è meraviglia. Meraviglia. E devo dire che i Liquid non mollano un colpo, che è la cosa che mi piace di più di questa squadra. Continuare a rimanere concentrati fino alla fine. C'è un pochino più di esperienza forse all'interno rispetto ai Fnatic stessi, qualche anno in più per i Liquid, con Giampi che comunque insieme a Redgar e Nuts hanno fatto la loro storia. Se quelli un pochino meno disciplinati, anzi un pochino meno disciplinato Saif, in realtà anche Solkas è un giocatore incredibilmente intelligente. Saif giustamente deve essere estroverso e non voleva essere un blast nei suoi confronti, deve essere così perché ti serve il giocatore così all'interno di una squadra. Time out per Mini con i Fnatic che comunque hanno i soldi per comprare, hanno a disposizione l'ultimate di Leo e anche l'ultimate di Buster. Potrebbero provare un altro ingresso su A veloce con lo stesso setup di prima. Il setup mi è sembrato molto forte e assolutamente ripetibile. Bisogna anche vedere come giocano però i Liquid, cioè se vorranno continuare a tenere il giocatore lì nella porta che conduce verso A main, subito utilizzata la one way per togliere un take veloce. Arriva il knife che non vede nessuno. Si immagino quindi forse una posizione proprio su quella porta. Erke insieme agli altri rimane, anche la Nano Swarm utilizzata per chiudere quella porta. Arriverà in From the Shadows, entra Erke subito ucciso da Nuts che lo vede grazie alla Trapwire. E ora qui sono in difficoltà i giocatori dei Fnatic, devono stare molto attenti perché vediamo come sia lo stesso Solkas che Saif stavano due uccisioni, rimasto solo Leo. Incredibile, Liquid leggono tutto e mettono al tappeto i Fnatic.
Se qui Leo sul finale prova lo swing dietro la smoke, l'aspetta però solo il Casnaz, legge i movimenti di tutti. Derk è completamente annullato dalla presenza di Naz fino ad ora, facendo veramente un lavoro eccezionale. Manca ancora semplicemente una trappolina nel playbook, chi lo sa se la vedremo. Molto spettacolare qui, due kill gratis per Naz, semplicemente con le trappole, Oh, setup arriva letali. Paul Rivelager. Giocatore eccellente sia quando gioca dietro le linee nemiche, sia quando gioca all'interno del site. Chiaramente felicissimo di quanto sta accadendo Emil. Sempre operato per safe. Nuovo round di Viper, i Fnatic Liquid che mettono un'ottima serie di round vinti adesso di fila. E ora qui Fnatic che devono provare a riprendersi in qualche modo. Le armi non sono delle migliori. Per favore, come diamine Naz fa capire sempre le solite cose. Rengar poi, un'altra kill per lui. Preso Buster, si va a piazzare la Spike, invece no, è un fake. Si aspetta il take da parte dei Liquid per poi rispondere. Non c'è risposta davvero, non c'è risposta davvero. I Liquid hanno compreso come giocano i Fnatic e Naz li sta leggendo come se fosse un libro aperto. Addirittura il flawless, il setup di Naz sempre letali. Adesso round di eco, questa volta per i Fnatic. E forse dovrebbero rallentare un attimino la manovra i Fnatic, anche per capire più o meno dove andare a trovare Naz. Il problema qual è del setup, di questo setup proposto da parte dei Liquid, è che giochi con l'Operator da un lato e tutte le utility di Cypher dall'altro. E quindi diventa difficile entrare in ambo i casi perché ti serve tantissimo per spostare Saif, ti serve tanto anche per spostare Naz. Questa volta la lettura di Naz è col setup, subisce il primo shot da parte di Saif. Non entra il colpo, poi gli altri prova a bucare, però ancora una volta i Fnatic convinti di andare a provare un push verso A. Proprio qualcosa di leggermente diverso, però non tutti e cinque, proprio su A, dove, come dicevi tu, stavano provando a pushare. Buster poi tiene short, ha paura che qualcuno possa avere la malsana idea di pushare da quella zona, sapendo di avere le armi forti. Qui i Liquid possono giocare con il tempo, possono aspettare, possono far sì che siano i Fnatic a venirgli in faccia. Calma, adesso i Fnatic rallentano, hanno capito che non funziona la manovra veloce, si è già riposizionato comunque Saif con il Superator. Tenere l'angolo molto stretto su short. Potrebbe funzionare però. Arriva l'ultimate per prendere informazioni, vede due uomini in questo momento Redcar. Poi l'ultimate di KO, setup interessante questo dei Fnatic. Molto interessante questo setup dei Fnatic, un po' pericoloso, decidono adesso di entrare su short. Trova il contact, Raider va via la smoke, la prima per Derke. Quella flash di poster tutti quanti dentro, si deve affacciare adesso Saif. Movimento di spallucce da parte di Chronicle, salva un paio di vite, poi c'è lo short di Saif, poi Solkas all'interno del site però. E d'acciaio, di nome e di fatto con il suo KO, è servito soltanto al Fire, la prima su Naz. Questa è l'offerta alla casa, poi Solkas va a prendere la quarta, 7-4 per i Team Liquid. Hanno fatto capire perché Ascent è la mappa da loro piccata. Stanno giocando in Hanno maniera. preso finalmente un po' di ritmo pure loro. Eh sì. Poi qui il duo Hell and Heaven con Saif con il suo Pereto, Soul Castinel con il Vandal. Oh! Dom! Sorpreso anche Emil per quanto sta accadendo. In realtà, i Liquid semplicemente giocando benissimo. Aggressione di Saif, sente passi di Derk su top mid, continua a tenere l'angolo, occhio a Saif, toglie il minimo al momento sbagliato, sfortunato qui Saif, fortunato dall'altro lato invece Chronicle. Che trova anche dei danni sullo stesso Saif. Ora Yampi manderà il suo Hawthorne per capire la posizione. Vede la torretta, la distrugge. E ora anche uno Shock Dart per capire se da quelle parti si trova qualcuno. Giocatori Fnatic che vogliono prendersi zona di A di nuovo per l'ennesima volta. Arriva anche l'Hunter's Fury che troverà Soulcast. Sono due kill per i Fnatic, una per i Liquid. Saif! Per poco. Tra l'altro shot Derke, prende un pochettino di spazio Saif, coperto alle smoke, ancora la giocata aggressiva Derke, questa volta punisce Naz, che
c'entrava niente. Warrenazza comunque, occhio alla spotter, safe dall'altro lato, recupera un'arma, si butta dentro con lo shorty, la doppia per safe, poi poster, si butta dentro anche Yappi, anche lui con lo shorty. Uno contro uno su Alfa Ier, a disposizione un Lodi, 14 punti vita, arrivano le molle sul site. A perché deve guadagnare un po' di tempo lo swing, un solo colpo per Yappi, 14 punti vita, vede la torretta. Deve distruggere adesso la torretta. Posizionata la spike in posizione assolutamente scoperta per Yappi. E andare al primo tap. Arriva adesso il primo tap, si aspetta il jump pick, prova ad anticipare il jump pick. Altro fake, gli tira di tutto al Fire. Gli tira la pistola, gli tira il fucile, gli tira qualsiasi cosa. E poi Yappi o buca però. 8-4 per i Liquid. Come? Come cosa, perché, quando? Bello safe, come piace dire la nostra community in molti casi. Bello safe, belli safe i Liquid. Belli safe. E... wow. Se vi state domandando perché gli shorty vogliono essere nerfati, ecco, vi hanno risposto in questo caso. Pam pam. E guarda anche sotto, bam bam. E onestamente devo dire tante qui, già ci ripone lo shot di Yappi. Keep peeking, keep peeking. E poi batter finale. Keep peeking, il suggerimento che Yappi da Fire. Si spera anche Mini adesso, 8-4. Bel risultato dei Liquid. Sono arrivati preparati comunque a questa finale, devo dire. Sono contento di quanto stiamo vedendo fino ad ora. Anch'io sono molto contento perché, come ho detto prima, volevo una serie, non volevo vedere i Fnatic o i Liquid, anche se molti non si immaginavano, non si immaginerebbero i Liquid campioni vincere sul 3-0. Voglio vedere una serie che sia bella combattuta. E allora vedremo se riusciranno i Fnatic a recuperare. Comunque ora dovrebbero essere il site, fra virgolette, quello migliore, quello difensivo. Però i Liquid hanno fatto scuola su questa difesa. Molto bravi a chiudere e a leggere in maniera eccellente i Fnatic. Adesso aspettiamo la venuta sul server di nostro signore Derke. A proposito del culto, anche perché finora un po' in ombra, sia su mappa 1, in ombra anche in questa fase di attacco, completamente surclassato a Naz. Bisogna dirlo, fortunatamente è Naz ad averlo surclassato, che comunque per me hanno lo stesso posto nel mio cuore. Sono messi lì uno accanto all'altro. Detto questo, ora però Derke con Jet in difesa potrebbe attivare i poteri. Io me lo auguro, anche perché Fnatic hanno bisogno di lui per vincere questa mappa e noi abbiamo bisogno di lui per lo spettacolo. Vogliamo lo spettacolo e vedere quindi Saif contro Derke. E bisogna dire anche che in questo caso Saif sta dimostrando mappa 1 e mappa 2 di saper rispondere molto bene, saper fare molto bene, e sta facendo dei playoff eccezionali Saif. Quale sarà la scelta? Si inizia con il pistol, si parte da qui. 8-4 per i Liquid, la loro mappa. Pronti via, controllo della lobby di B. C'è nessuno dei Fnatic. Posizioni passive per loro, fuori dal site completamente su A, mentre c'è l'investimento di tre uomini su B. Arriva la prima per Saif, poi lo swing di Buster. Ottimo primo lavoro, poi si vuole riposizionare. Non dei migliori. Qua, qua, qua. Adesso c'è il rumore di sottofondo, ne è ancora finita. Leo ancora, poi ancora Leo, e Zolkast la chiude. Buster perde il round. Punto. Sì. Sì, ha perso totalmente il round, anche perché qui Buster stava per fare la giocata. Onestamente, tanti punti interrogativi. Forse stava provando il teleport su una flash. Non ho sinceramente non l'ho capito, anche perché non sono arrivate flash da parte dei Fnatic. Non c'era flash di Chronicle, non c'era ovviamente la smoke, perché la smoke sono i boss. Non c'era neanche la smoke di Derke perché era morto. Non l'ho capita questa giocata da parte di Buster. Comunque arriva il pistol fondamentale per i Liquid, e adesso possono comprare due Bulldog, due Spectre e una Ghost.
la scelta, dall'altro lato per i Fnatic soltanto pistole. Tre uomini in attesa su Heaven, un uomo addirittura su tre. Posizioni incredibilmente passive adesso i Fnatic. Fnatic che questa volta devono aspettare e capire. Con la gabbia triggerata ti fa pensare che possa provare un attacco in qualche modo. Sono entrati già su B, dove non c'è il take, non c'è la difesa da parte Fnatic. Proveranno un retake probabilmente, anche se con le armi deboli è molto difficile, se non quasi impossibile. Prima per gli ampi su Poster, poi ancora safe, nessun trade ora come ora per i Fnatic, provano a bucare su main, arriva lo Shockdarts buono, tanti danni fatti da Leo con gli Shockdarts. Fnatic che non hanno possibilità di recuperare questo round, allora l'idea è quella di non regalare altre orb. Yampi fa il giro alle spalle, altra kill per Yampi, semplicemente con la costa e non vuole mollare Yampi, vuole andarsi a prendere pure Chronicle. Chronicle parte la caccia all'uomo, Soulcast dall'altro lato, 10-4, flawless per i Liquid. Momento round verità. Momento verità, perché se qui non vinci il round sono guai seri. Se non vinci il round, i Liquid hanno preso il via e ti ritrovi nell'inferi dell'inferno. Cioè, il cantico di Antirighieri ti avrebbero creato un altro girone solo per te. Farti capire quanto sei in basso. Nice shot, Alpha! Oh, ma Yabbi c'è la morte con Alpha, eh? Sì, Yampi continua taunt dopo taunt, anche perché è il giocatore più giovane probabilmente. E Fnatic, anche quello meno esperto. Qui lo spam da parte di Alpha, bucato a Yampi, e questa è pesantissima. Questa è veramente pesantissima. Nuovo vantaggio Liquid. Poi Derk che distrugge la porta, occhio a Leo. Riesce a vincere lo scontro su Naz. Sono andato a pulire Leo, Derk dall'altro lato, poi il dash in avanti, la flash da parte di Soulcast, 3 contro 2, c'è il vantaggio per i Fnatic, esce nuovamente Derk, vuole giocare con l'asilo dei compagni, poi va a bucare anche Saif, c'è la risposta Fnatic qua. E infatti vincono il round con tre armi, ancora up, non male. Alla fine ci riescono, preso l'Odin da Derk che donerà lo stesso Alpha. Alpha che però qui non potrà regalare niente, se non poco o qualcosa. L'Ares riesce a fare male. Non sarà l'Odin, però essendo suo cugino, male fa comunque attraverso i muri. E qui le grandi giocate di Derke con la tripla. C'era bisogno assolutamente anche di lui. Adesso Odin per Alphayer in difesa. 5 Vandal in attacco per i Liquid. Poi di round veloce adesso. Tutti costretti a rimanere, ad essere richiamati alla calma. Intanto Alphayer va a bucare Naz. Importantissima prima kill, importantissima apertura. Derk che sta ruotando verso A con il Vandal, Chronicle, Alpha e Leo. Sono i tre giocatori che hanno un bel po' di crediti dalla loro. Qui i Liquid stanno piano piano entrando su A, dove li aspetta Buster, pronto a fare del male. Arriva anche l'Hunter's Fury per rallentare il take difensivo. Riesce Buster a danzarci intorno. Arriva anche il Knife. La flash per entrare. Solka, sono due. Buster però blocca il portatore della spike. Lo sa molto bene Saif, che arriva con la shorty senza avere però grossa fortuna. Trova poi nell'alto Leo, rimasto solo unicamente Buster insieme a Alphayer, che sta entrando insieme al suo compagno. Entra all'interno lo spray. Buster trova un'altra uccisione. Rimasto solo lui, Saif. E qui il timing non era male l'idea, però Saif se l'aspetta sull'ultima giocata. Grande movimento di Saif, 11° round per il Liquid fondamentale. Fnatic, che però restano tutti quanti schiacciati all'interno del sito, permettono ai Liquid di prendere tutto lo spazio del mondo, nonostante ci sia Poster bloccato. E da qui viene infatti la giocata di Chronicle. Fortunato Soulcast qui nello spray transfer sulla testa poi di Derke. Non sono costretti qui i Fnatic a fare questa giocata subottimale perché Poster è bloccato su L. Quindi devi provare la flash, entrare sul site, altrimenti muore semplicemente Poster e tutti quanti restano fuori. Qui non si sono capiti forse bene all'inizio, o forse era questo il piano originale dei Fnatic per difendere il site. Sta di fatto che non funziona e arriva il punto per il Liquid. Liquid che quindi ora sono
a 2 punti dal match point. Mimì dovrà dare una bella strigliata, perché i Fnatic sono stati presi a cazzotti mentre tu sei lì con i palmi provare a difenderti. Però non ti chiami Karate Kid, non dai la cera e non togli la cera, quindi prendi solo sberleffe in faccia, prendi solo i cartoni che ti fanno male. Quindi deve fare da maestro, da sensei, per trovare una soluzione, perché non ti dico che siamo, e questo è troppo, ora vado veramente a creare qualcosa di estremo, non è Fnatic contro i Loud, però il 2-0 ti darebbe delle ottime sensazioni. Si riparte subito l'ultimate da parte dei Liquid. Saif si butta sul site, Alfayer, occhio all'incrocio di Alfayer nel momento dietro la smoke. Arriva il drone per spostarlo, la prima per Alfayer con l'Odin, poi costretto ad andare via. C'è il vantaggio questa volta per i Fnatic, anche se Derk ha preso un sacco di danni. Liquid hanno conquistato il site, pronto Chronicle con le sue flash. Drone distrutto istantaneamente, eccola qua la flash di Chronicle, tutti quanti bianchi, Yampi con la kill su Leo, ancora Yampi su Derk. Vantaggio Liquid adesso. Si piazza okay. Finalmente la spike, è 4 contro 3. Alfayer in attesa, Chronicle trova la testa di Soulcast, provano a tenere Heaven, mentre qui ancora Yampi con lo shorty, questa volta Saif difende il suo compagno, Alfayer è l'ultimo rimasto, 1v2 è possibile, sì, molto difficile però, ora prova lo swing largo 5 HP per Alfayer, Yampi, che round mastodontico. Per un attimo, solo per la narrativa, ve lo giuro, sperato vincesse Alfayer questo scontro. E immaginavo già la scena di Alfayer che si alza dalla sedia e va a urlare in faccia a Yampi. In realtà poi Yampi la chiude, 12-5 per i Liquid, 7 map point di fila sulla mappa dei Liquid. Super round questo qua di Yampi, niente da dire. 4 per lui, gestione perfetta del site. Arriva anche lo shot finale. L'esultanza da parte di Yampi. Carica strameritata, comunque Liquid stanno facendo, hanno fatto una grande Lotus e adesso stanno facendo la Super Ascent. Assist meravigliosa, Chronicle che blocca 4 avversari e Leo trova un'uccisione, Derk ha deciso di trovare sangue, Soulcast però lo blocca, Cypher arretra e ora il terzetto dei Liquid sembrava voler ruotare verso B e invece no. Fermi al momento, 4 contro 3, Fnatic in vantaggio, però poster semplicemente con la Stinger. Arriva l'ingresso di Redcar più Saif nel site, lasciano spazio in questo momento i Fnatic che vogliono giocare anche con l'ultimate di Alfayer. Coltello di Chronicle, prova a bucare anche lui, non hanno ultimate a disposizione, buono il coltello, prende soltanto però Leo. Soulcast deve provare la giocata aggressiva anche perché non ha a disposizione la volley. Mi si deve inventare qualcosa, non ti fermi. La giocata di Saif dall'altro lato, poi Alfayer su Redcar, poi ancora poster. Ci sono i Fnatic, resta soltanto Saif. Prova a rubargli il timing dall'altro lato Alfayer. Grande discesa dei Fnatic all'interno del site. 12-6, non è ancora finita. Non è finita, ma è difficile ora qui per i Fnatic, perché l'economia non è veramente negativa per i Liquid. Possono comprare ancora tanto. Questa paranoia aiuta anche i Fnatic, poi qui i trader, li vediamo tutti lato del team che ha vinto il round. Tranquillo Saif, sa che c'è tutto il tempo e 2 timeout della tua. Liquid che però non hanno soldi, semplicemente Yampi con un Guardian e poi l'ultimate di Saif, però sono tutti pericolosamente vicini alle loro ultimate. La prestazione di Yampi sontuosa comunque su Sova, 17-8 per lui. Sponda Alfayer dall'altro lato, qui Saif si butta dentro, prova Derk a bucare, occhio all'angolo preso da Derk, deve riposizionarsi. Arriva lo Shock Darts però da parte di Leo e di fatto ferma l'avanzata da parte dei Liquid, prendono danni dalle abilità di Sova, quindi costretti a tornare indietro. Non ci sono più, mi pare, infatti non ci sono più Shock Dart da Leo, che ne ha utilizzati tutti e due. I giocatori dei Liquid stanno attendendo che si possa rientrare con le utilities. Entra il Haldron, anche quello dei Fnatic.
Con Bolt per entrare, provano a fare casino i giocatori dei Liquid, però i Fnatic precisi, provano ad entrare in alza e uno. Meno male che Leo lo ferma, sarebbe stato un problema immane. Eh sì, qui altra tripla per Derk. Sono eco round, sono eco frag, ma va bene se questo serve per farlo riprendere. Grande sofferenza Derk, 12-16 al momento. C'è bisogno anche di lui, altro Vandal. Però round con l'ultimate di Naz, ultimate di Redcar, ultimate da parte di Yampi, vicino alla sua ultimate anche Soulcast. Forse stavano aspettando queste Liquid per provare a chiudere questa mappa. Possono ora utilizzare queste tre ultimate. Se i Fnatic dovessero vincere anche questo round, Slimo, Emil deve chiamare un timeout anche bello grosso, perché con queste tre ultimate devi riuscire a fare molto bene. Leo prova a cercare qui. Yampi potrebbe trovare qualcuno, ancora nessuno nel mirino del giocatore Alpha. Ieri a trovare la prima uccisione, e questo è un grosso problema, perché si tratta di Naz, si tratta di quello che poteva con le sue telecamere, anzi con la sua telecamera e con le sue trapwire, bloccare alcune rotazioni dei Fnatic. E qui Derk invece ha preso un sacco di spazio per la rotazione sul mid dei Liquid. Fanno sentire adesso, occhio a Derk. Ha bisogno comunque di un po' di supporto per giocare quell'angolo. Soulcast lo sa, lo va a pulire, non si incrociano. Incredibilmente non si incrociano. Timing sfortunato per entrambi, non si vedono per un millimetro. Derk non lo vede ancora, arriva la chiamata, poi gli fa tutto il giro dall'altro lato Yampi. Di Derk deve andare al primo pick di parte di Derk, poi si gira dall'altro lato Soulcast con il trade. Derk adesso un po' di timore forse su questa play. Non siamo abituati a vederlo tremare un po' con il mirino, succede anche questo. Però c'è sempre il vantaggio per i Fnatic. Yampi sta ruotando piano piano. Non sa della posizione di Leo. Molto bravo qui a tenere. Sta aspettando. Lo vede e lo mette al tappeto. Rimasti solo Redgar e Soulcast. Chelsea MD null dalla loro. Infatti Alpha rimane nascosto dentro la smoke. Vede il primo. Lo mette al tappeto. È rimasto solo Soulcast. Vuole giocare intorno a quella smoke. E sono tre per Alpha ieri. Due orb per la lockdown. E arriva Emi. Giusto, giustissimo. Sì, ci vuole comunque grande timing di Alpha ieri sulla smoke. Ruota benissimo rispetto agli avversari. E qui Naz cerca la giocata d'effetto sull'ingresso dove si incrociano le ultimate di Sova. Prova a sfruttare il momento di caos per entrare camminando sul site. Lo legge bene Alpha ieri. C'è da dire che la scelta da parte di Naz è stata veramente molto 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 pericolosa. È una di quelle scelte rischi tanto con però la ricompensa altissima. Non funziona per Naz. Arriva il timeout per Mid. Dovrebbe esserci forse la possibilità di comprare. Oddio, dovrei vedere la situazione economica perché non ricordo. Sinceramente non ricordo. Team Liquid che però hanno preso un po' di paura adesso. Anche Mill un pochettino più preoccupato su una mappa che sembrava finita. Ma contro i Fnatic, la storia ci insegna, contro questi Fnatic soprattutto, non è mai finita. Mai dire mai. Però qui i Liquid hanno tutto quello che serve. Ora hanno utilizzato delle ultimate. Questo è un grande peccato. Infatti secondo me Emir qui ha detto: ragazzi, conclude quelle ultimate, non ci siamo portati a casa il round. È un po' meh. C'è da dire anche che i Fnatic dalla loro stanno ritornando a dei ritmi che si sono visti in Lotus. Su questa Ascens si sono visti forse per un paio di round. Quindi plauso ai Fnatic. Ma i Liquid ora devono solamente swingare, trovare due o tre uccisioni e da lì far giocare molto lenti i Fnatic. Naturalmente questo non dovrebbe essere il round, dato che siamo in eco per il team in attacco. E qui arriva anche l'operator per Derk. Non è questo il round che devono vincere i Liquid per chiudere. Però sicuramente fare un po' di danni potrebbe aiutarli particolarmente qui. Pronti via, smoke, tagliare fuori base dei difensori, più safe, va a pulire il robottino di Killjoy. A questo siamo abituati. Da qui inizia il round poi, dopo aver pulito le prime abilità da parte dei Fnatic, tutti in posizione assolutamente passiva, setup di Killjoy per l'ingresso, su A, mentre si lascia soltanto che io a pulire la rotazione eventuale da parte dei Liquid sulla base dei difensori, poi per il resto tutti rientrati in side. I Fnatic hanno paura di nuovo che qualcuno possa prenderli da dietro. Non c'è il From the Shadows utilizzato in precedenza da Redgar. C'è però ancora il CMD null e anche da parte di Naz
in Era Theft dall'altra parte a livello di Ultimate, Derek è vicino e anche Alpha, Leo, quello che ha un paio di orb a disposizione dall'altra parte, Buster e Chronicle non ne hanno più una. 30 secondi alla fine, proveranno un take molto veloce, proveranno ad entrare Buster il primo, poi va per il secondo, la spike a terra, spara nella, nella mischia e trova un'altra uccisione. Nats ne trova tre, subito tre dato. Un'arma sì, soltanto il buon Yappi. Non può fare niente. Un'arma soltanto tolta. Gran round questo di Fnatic. Ci sono un sacco di soldi. Liquid adesso devono dar fondo a tutti quanti i loro risparmi per riuscire a scardinare le difese dei Fnatic. Sono curioso di vedere cosa deciderà di fare Derke, perché nel round visto in precedenza contro l'Ego ci sta a non rischiare nulla ad essere passivo. Adesso però mi aspetterei una sua giocata, anche se non sembrerebbe, no, non sembra esserne intenzionato. Vedremo. Odin contro Odin. Pronto Buster con il suo Odin più vicino. Recon Bolt lanciata da parte di Leo. No, qual è la scelta di Leo? Vuole andare per quindi il drone? Drone contro drone, potrebbe essere un'idea, eh? A controllare. Buster rimane lì. E sarà una smoke per rallentare il take su B e posizionarli verso il mirino del suo Odin. Lo scambio di Odin da un lato e dall'altro. Arriva lo shock dart su Leo. Bello questo shock dart da parte di Yampi. La smoke di Omen, anche se ancora non c'è l'aggressione. Arriva adesso lo shock dart. Poi si apre anche l'ultimate da parte di KO. Chronicle costretto a rimanere fuori. Entrano adesso i Liquid con Safe e va a chiudere la porta in faccia agli avversari. Occhio a Buster sul site, Safe con la prima su Chronicle. Leo e Buster a incrociare, posizioni pericolosissime contro le flash. Arriva anche l'ultimate di Nats. Yampi aspetta l'ultimate di Nats per le informazioni. Buster prova a riposizionarsi, finalmente riesce a mettere giù la sua smoke e ci gioca dentro. Dall'altro lato Leo invece si va a mettere su archi, costretto a indietreggiare. Buster ne va a bucare due. Ancora Buster con l'Odi, poi sbaglia il timing della flash, lo buca Solkas per questo, c'è Leo però dall'altro lato, la sfrutta al 100%, ancora Leo sul site, contro l'avversario, soltanto gli Yappi contro Derke, uno contro uno fondamentale, Derke gli fa il giro dall'altro lato, 12-10, Fnatic sono ancora in vita. Come? Bisogna dire, qui Buster ha fatto un mezzo casino, ma nel casino ha aiutato il proprio compagno, perché quella paranoia è servita al giocatore in prison per trovare l'uccisione, se no sarebbe stato veramente fine dei giochi. Cosa ha trovato? Come e cosa ha trovato il player dei Liquid? Saif ha sparato e ha trovato la kill. Poi qui Leo, davvero. Hanno soldi ancora i Liquid per comprare. Quindi round alla pari questo. Ultimate per Alphayer per il retake. Tra poco anche ultimate di Leo. Ha anche tanti strumenti. Derke però non si sta prendendo più nessun rischio. Vanno a vederlo giocare così però. I Fnatic in difesa effettivamente per il momento stanno funzionando. Liquid vogliono lasciar giocare un pochettino Nats dall'altro lato. Un po' in indecisione adesso. Dopo la pausa di Mill ancora non si è trovata la quadra. Pingano per andare su B. Probabilmente quella è l'idea da parte del player. Alpha non ha l'Odin con sé. Non hanno l'Odin i Fnatic. Si va con l'Operator. È la scelta migliore. Pronto con questa Recon Bolt per vedere Prison. From the Shadows da parte di Buster. Si va a controllare. E Buster torna con Alphayer partendo da Prison. Calma assoluta adesso. Con Leo che raddoppia insieme a Chronicle. Su short, occhio a Nats. 30 seconds left. Dei movimenti dei compagni. Tanto gli Yappi dall'altro lato. Chronicle non entra il primo shot. Subito la molly. Chronicle prova a bucare la smoke. Arrivano i danni. Poi Derke costretto a uscire fuori. Ancora Derke con l'operator. Si affaccia Derke. Eccolo qua lo shot da parte di Derke. Era lo shot che ci voleva. Qui Nats alle spalle. Sa di dover giocare contro l'ultimate di Alphayer. La vuole bucare subito. Alphayer la difende. La buca Saif dall'altro lato. 3 contro 3. Ancora Saif lo swing. Senza motivo su Chronicle. Nuovo vantaggio Fnatic. Poi Nats viene flashato, però riesce a trovare la kill nella zona di window. Yampi da dietro, Yampi da dietro. Potrebbe essere letale, il 2v2 potrebbe essere vinto da parte dei giocatori dei Liquid. Grazie alla posizione, Derk trova il primo, subito tradeato. Ora arriva anche il Recon Bolt. Rimasto solo Buster!
quella giocata di Yampi completamente fuori di testa, si butta dentro con la Classic, arrivano gli shot di Classic, c'è pure l'headshot, ma non basta mai. Yampi col movimento poteva veramente spezzare la partita in due. Qui Buster, fortunatamente per i Fnatic, non perde la testa. Tanta paura comunque, se neanche per Buster. Qua intanto Reggio ci ripropone lo shot insano a parte di Derek. Qui Saif, quante volte bisogna tirare l'orecchia a Saif comunque, veramente. C'erano zero motivi per quello swing. E poi l'uno contro uno finale con la giocata veloce di Yampi. Lo aspetta con calma e con pazienza Buster. L'esultanza di Derek, 12-11. Faccia disperata da parte dei tifosi di Liquid, giustamente. Liquid che si divorano la possibilità di chiudere questa mappa. Attenzione perché i soldi non sono tanti. Arriva il timeout di Emil, ma non so cosa possano fare con questo timeout perché i crediti sono pochi. Non lo so nemmeno io. Possono, devono naturalmente forzare. Emil è lì che dice: ragazzi, avevamo un vantaggio di 6 round, abbiamo buttato nel cesso. Molto bene. Cosa bisogna capire da questa partita? Che non dobbiamo buttare nel cesso 6 match point. No, scherzi a parte. Qui si sta parlando di come vincere il prossimo round, come portare a casa questa Ascent. Pubblico prova a tirare su i propri beniamini, i propri ragazzi. Dall'altra parte Fude Fnatic ancora con il fiato sospeso. Ancora un round. Io l'ho detto così per scherzo, ma secondo me qualcuno sta tenendo il fiato da 6 round almeno. Sì, probabilmente tutti i giocatori sul server lo stanno facendo. Infatti sono i Guardian Ultimate per Yampi. C'è una buona mappa, ma non basta. Devo dire che il match finora è stato assolutamente equilibrato. Ovviamente lo scontro è questo. Qui Derk, eccola qua la sua giocata aggressiva. Poi gioca con lo shorty. Eccola qua lo shorty da parte di Derk. E non se ne va, non se l'aspetta mai, sai. Non se l'aspetta mai. Ultimate da parte di Leo. In pratica sono ancora in vita. Un sacco di danni da parte di Leo. Grande giocata di Leo più Derk. Per la risposta dei Fnatic, signori. Si potrebbe arrivare al prossimo overtime. Al primo overtime di questa serie. Eccolo lì, nowhere to run. Anche l'Hunter's Fury da parte di Yampi. Vuoi provare il tutto per tutto. Rimane nascosto lo stesso Leo. Non ha subito nemmeno un HP. Poi anche la paranoia. Vede Naz, lo colpisce e non lo uccide. Alpha pronto con Chronicle che tiene mid. Naz, ora qui la posizione di Buster, che viene preso e messo al tappeto da Naz. Quanto gli manca la sua ultimate. Due orb. Sono due kill. Prova i due giocatori dei tre. Yampi ancora a giocare in mid. Chronicle che tiene quella posizione. E qui pochissimi punti vita rimasti per i giocatori di Liquid. Non a prendere spazio, ovviamente, Chronicle, però l'aspetta. Il movimento di Naz funziona. Naz con la prima. Poi il trade di Leo. Il compagno, Solkas, con la molly. Però non c'è la Spike a disposizione. Yampi sta entrando adesso sul site. La Spike in una posizione veramente terrificante. Con Yampi lontanissimo dai compagni. 5 punti vita, un sogno del cuore. E si chiude sulla molly di Alphayer, che si vendica così. Per le offese ricevute prima, ovviamente scherzose. Per il Panther, 12-12, signori, primo overtime. Primo overtime della serie. Vedremo come andrà a finire. Saif già fa capire che in difesa vuole iniziare con gli attributi Operator e niente scudi. Solo una smoke per poter togliersi e riposizionarsi nel caso. Ancora i tifosi di Liquid a incitare i propri ragazzi qui. Mamma mia, quando Derk si vede di fronte a sé non solo una Hunter's Fury, ma anche l'avversario dice: ok, ho capito come deve andare a finire. E qui la faccia sconvolta di Saif. Quella gioia di Derk comunque non la fa nessuno. Se non Derk, anzi due giocatori, forse Derk e Yampi avrebbero potuto fare una giocata del genere. Saif non se l'aspetta. Uno ha un utility, un'abilità per riposizionarsi. L'altro no! E qui Saif manda a casa Derk. Importantissima questa prima kill per i Liquid. Il drone con Alphayer che è costretto ad andare via. Non ci sono armi per bucare però per il Liquid. Parte l'Operator che si trova da un'altra parte. Quindi si riposiziona adesso Saif dopo aver preso il primo vantaggio. Con coraggio, ci vuole questo comunque. Ci vuole una jet senza scudi, senza niente. Il coraggio di andare a giocare agli angoli aggressivi. Questo che deve fare la differenza su Ascent in difesa. Adesso i Fnatic sono costretti a fermarsi con lui in mano. Hanno modo di entrare sul site. C'è ancora tanto tempo, sì. Riuscire a prendere spazio però non è semplicissimo, anche perché c'è il classico cavo da parte di Naz più il setup sua. Il Buster per un attimo pensa al teleport dentro la smoke. Mossa troppo rischiosa, torna indietro.
vede l'avversario Buster e qui Saif si aspetta un'aggressione da parte del giocatore IGL dei Fnatic. 30 secondi alla fine, Chronicle vorrebbe entrare all'interno di 3, dove c'è la telecamera di Nuts che vede ancora tutto. La posizione, no, Saif sbaglia e Buster non perdona. Prova tutto, utilizza anche la paranoia, vuole essere sicuro, toglie la possibile posizione della telecamera di Nuts. Buster arretra, vede tutto Nuts. Attenzione qui al take, pronto Alpha! Bimbo pick con la shorty. E ora Buster in una posizione buonissima, anche la smoke per riposizionarsi, molto bravo il giocatore inglese, anzi britannico, mentre viene visto qui distrutta anche la torretta. In tre sono rimasti Yampi, Soulcast e Redgar. Provano a entrare, prende il take su Buster, poi Redgar ancora qui, provano a rimanere. 1v super retake, super retake questo di Liquid, questo retake 10-10, uno dei retake più belli che abbiamo visto secondo me in questa fase di playoff. Retake perfetto con l'uomo in meno, niente da dire, timing eccezionali da parte di tutti Liquid, che dimostrano di saper reagire come squadra a un ingresso del genere dei Fnatic. Grande intuizione sul posizionamento di Nuts da parte di Alphayer, però c'è soltanto spettacolo per i Liquid adesso, merita anche loro. Quindi diamo il flick iniziale da parte di Saif, ma la giocata veramente stellare questo retake, movimenti pazzeschi, Redgar col teleport all'interno del site dentro la smoke, tutto perfetto, grande giocata, vantaggio dei Liquid. Ancora Yampi come incide i propri compagni, tutti con il Vandal o Phantom, nessuno fa la pazzia di Saif e avuto in precedenza. Oh, Buster farlo davvero? Paranoia, fa paura. Derk trova il primo, Buster poi il secondo. Saif trova un'uccisione, Soulcast deve stare molto attento. La posizione è buona, Saif. Ora ci sarà la call, viene visto anche dal Recon Bolt, probabilmente la Shock Dart che lo va a colpire. Soulcast deve stare molto attento. Ma Buster, dove è arrivato? Oh, Buster? Come? Buster fa tutto il giro e se l'aspetta in qualche modo Redgar, eh? Se lo aspetta Redgar. Buster fa tutto il giro, ma Redgar lo legge. Vediamo questo scontro, lo legge Redgar. Due cervelli giganti, in questo caso vince il cervello di Redgar però. L'unico problema è che la spike è a terra, meno male che c'è Soulcast che è lì fermo. E la serie tranquilli ragazzi, copro io la spike che non abbiamo. Quindi quando hanno ucciso Buster tutto diventa molto più semplice. Leo aveva paura di un take dal back, da lo sponde difensori. Saif tiene, 27 secondi. Posso lasciare Alpha da solo, ha tutto l'armamentario. Vedono la smoke, il knife darà a call che ci sono due giocatori. Non ci sono più utilities, solo una Recon Bolt e una Shock Dart. Mentre arriva anche qui l'azione, trova la kill su Chronicle. Poi andare avanti Leo perché sa che mancano pochi secondi. Saif, l'eroe. Ora Alpha da solo, non può niente. I Liquid pareggiano la serie. Se qui sul finale ci hanno provato Leo più Chronicle a giocare in anticipo perché erano rimasti pochi secondi, fortissimi Liquid a non perdere la testa. Con 15 secondi sul timer giocano bene attorno alle abilità degli avversari, si aspettano il pick di Chronicle prima e di Leo dopo, e hanno provato a fare la main play, non ha funzionato. Vittoria da parte dei Liquid che si portano quindi sull'1-1. Posso dire che questa mappa sinceramente è stata meritata da parte dei Liquid, hanno gettato alla finestra un grande vantaggio, però grandi interpreti, grande prestazione di Yampi, ma grande prestazione secondo me da parte di tutti, ottimo Nuts in difesa, 1-1 meritato. Meritato sia per loro che per lo spettacolo soprattutto. Meritato per loro perché hanno giocato una Ascent meravigliosa in difesa, in attacco quasi perfetti. Poi quel crollo, perché secondo me i Fnatic hanno veramente giocato da Fnatic, però il crollo dei Liquid si è ripreso negli overtime, sono stati fantastici. Sarebbe interessante sapere Emil cosa gli ha detto durante il timeout, perché secondo me non gli ha detto solamente di come provare a vincere quel round, ma come anche andare a vincere agli overtime e dargli proprio l'idea di bisogna giocare, avere non avere paura, ecco, avere il coraggio. E Saif l'ha preso alla parola, perché quel round con l'operator, andare subito a prenderti short è un qualcosa che fai quando hai veramente gli attributi. Diciamo che
il risultato è frutto anche della preparazione, della grande preparazione, secondo me, del Liquido su questa mappa. Come avevo detto per un'apertura, non diamo per scontato il risultato delle mappe scelte dalle squadre, perché anche i Fnatic giocano benissimo, tant'è che sono arrivati agli overtime facendo un comeback che era oggettivamente complicato, complicatissimo, tra l'altro comeback dal dodicesimo punto dei Liquid. Non era per niente una cosa scontata, riescono comunque a mettere alle corde gli avversari, però grande prova di carattere dei Liquid, nonostante la super rimonta dei Fnatic, riescono a chiudere comunque in vantaggio. Non era scontato, dimostra la crescita anche mentale di questa squadra, un 1-1 per una finale che comunque fa quello che le finali devono fare, cioè ci deve emozionare. Noi ci prendiamo una pausa e poi torniamo a Haven, sarà mappa numero 3.